In un precedente video abbiamo affrontato la più palese ispirazione di Bloodborne, ossia i racconti dello scrittore H.P. Lovecraft. Oggi vi farò conoscere altre due opere che hanno contribuito a dare le basi al titolo The From Software. Ovviamente cercherò di non fare troppo spoiler, in modo che possiate recuperarle in futuro. Come potete vedere dalla copertina di questo film, che in italiano è stato chiamato Il Patto dei Lupi, l'abbigliamento dei protagonisti è molto simile ai vestiti da cacciatore in Bloodborne. Miyazaki si è fortemente ispirato a questo film per il design del cacciatore, oltre che per alcune tematiche. Il Patto dei Lupi del 2001 si basa sulla storia vera della bestia del Gévaudan che terrorizzò la Francia nella metà del XVIII secolo. La vicenda ebbe inizio nell'aprile 1764, quando una ragazza fu attaccata da un predatore misterioso. La giovane descrisse la bestia come un enorme lupo dalla peluria folta e nera con due grandi canini laterali. Nel film, i protagonisti inviati speciali del re di Francia arrivano nella regione del Gévaudan per scoprire qualcosa su questa belva. Il personaggio principale, cavaliere di Fronsac, cercherà di sconfiggerla, ma la prima battaglia sarà quella contro l'ignoranza e la superstizione. Infatti, la popolazione terrorizzata sarà assoggettata da credenze bizzarre e pericolose, instillate nella loro fragile mente da una setta segreta. Questa setta, chiamata la Setta dei Lupi, utilizza una feroce creatura per mantenere la propria egemonia. La storia reale al quale il film si ispira portò al massacro di numerosi lupi, ma inutilmente, in quanto gli attacchi non cessarono per lungo tempo, tanto che la gente iniziò a credere che la bestia fosse un licantropo. Se siete curiosi, vi consiglio di recuperare Il Patto dei Lupi, scoprirete che oltre ad aver ispirato Bloodborne, è anche un film tutto sommato godibile. Un'ispirazione molto forte nella creazione di Bloodborne viene dal romanzo Dracula, dello scrittore Bram Stoker. Miyazaki ha studiato sia il racconto che l'omonimo film di Coppola per la realizzazione del suo titolo. In un'intervista dichiarò di aver preso a piene mani dalle ambientazioni di Dracula in un misto tra stile gotico e vittoriano. A Yharnam, dopotutto, si fa grande uso di sangue e il conte di Transilvania si troverebbe senza dubbio a suo agio. Dracula segue le vicende del famoso vampiro, un essere mostruoso che si nutre di sangue umano. Banchettare con il sangue antico è cosa comune negli alti ranghi della Chiesa della Cura a Yharnam. Preghiamo, speriamo, per prenderne in comunione. Prendiamone in comunione e banchettiamo con il sangue antico. La nostra sete di sangue ci sazia, placa le nostre paure. Cerca il sangue antico, ma temi la fragilità degli uomini. Le loro volontà sono deboli, le menti giovani. Le vili belve li attrarranno con lusinghe, attirando i docili nell'abisso. Temi sempre la fragilità degli uomini. Le loro volontà sono deboli, le menti giovani. Se non fosse per la paura, la morte passerebbe inosservata. Cerca il sangue antico. Ma ancor di più a Caenast, dove la regina Annalise è molto simile alla definizione di vampiro. La donna è mortale, si nutre di sangue e può creare schiere di seguaci alla stregua del conte Dracula. Inoltre, sia nel romanzo che nel film realizzato da Coppola sono presenti delle scene che richiamano a Bloodborne, come trasfusioni di sangue e altri dettagli che non vi spoilerò per non rovinarvi la trama. Van Helsing avrebbe avuto veramente un bel da fare a Yharnam. Ovviamente vi consiglio di leggere il romanzo di Bram Stoker, un classico imperdibile che ci permette di approfondire ancora di più le origini di Bloodborne. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like ed iscriviti al canale. Inoltre, nella playlist di Bloodborne trovi tanti altri video su questo titolo.